parola vuol dire immergere, tutte le altre formule trovano difficoltà a inserirsi nella parola. Io sono molto diretto e semplice, poi se volete fare domande alla fine sono a disposizione. Quindi troveremo che Gesù si è battezzato e dice che quando Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista uscì dall'acqua, ok? Perché la parola battezzare vuol dire immergersi, quindi mettere un po' d'acqua non è sufficiente. Farlo da piccoli, adesso spieghiamo il perché, non conviene, non serve, perché vediamo un attimino cosa succede. In primo luogo voglio condividere un versetto per noi molto, molto famoso, ma penso per tante persone, in Giovanni 3,6, e dice: ora c'era fra i farisei, il Vangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 6, c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne da Gesù di notte e gli disse: maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico, se uno non è nato da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere di nuovo. Quindi dire questo discorso a un bambino non lo comprende, anzi, se andiamo a vedere più avanti, in Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. In un'altra parte c'è Giovanni Battista che a un certo punto sta battezzando e le persone arrivano da lui e sapete cosa dice Giovanni Battista? Razza di vipere, pensate di scappare dal giudizio? La scure è già pronta alla radice degli alberi, ma fate frutti degni di ravvedimento. Giovanni Battista battezzava, vedeva le persone come quelli che stasera si battezzeranno e invece di incoraggiarli a battezzare, sapete che gli dice? Razza di vipere. Come io vengo a battezzarmi, tu mi dici razza di vipere. Perché? Perché li conosceva e dice: voi vi volete battezzare senza fare, come dice, frutto di ravvedimento. Cioè ci deve essere un cambiamento. Un bambino non può cambiare, anzi da un'altra parte dice che i bambini volevano andare da Gesù e gli apostoli lo allontanano. Allora Gesù riprende gli apostoli e dice: no, lasciate che i bambini vengano a me perché a loro appartiene il regno dei cieli. E non solo, sapete, dice una frase ancora molto più dura: e se voi non accettate il regno di Dio come lo accettano loro, voi non entrerete in paradiso. Vedete? Stava dicendo i bambini, perché i bambini entrano in paradiso? Perché se io prendo un qualsiasi bambino, che non c'è stasera perché l'abbiamo lasciato a casa, e gli diciamo preghiamo insieme, lui subito fa la sua preghiera, non ha vergogna, non ha dubbi. Se prendo uno di voi e ti dico vieni qua, preghiamo insieme, che devo dire? Non, gli ripeto una preghiera, ma non sanno. Perché? Perché non hanno la semplicità del bambino. Il bambino crede in Gesù, il bambino non ha ostacoli ad accettare quello che viene insegnato, mentre gli uomini hanno capito che era giusto, ma volevano battezzarsi per scampare al pericolo. Ma in realtà Giovanni Battista stava dicendo: vi dovete pentire, cambiare. Un'altra cosa che voglio sottolineare: in Italia è facile dire siamo tutti figli di Dio. Non è così, perché se eravamo figli di Dio ci comportavamo come figli di Dio. Figli di Dio non si nasce, si diventa. Ecco perché il battesimo è qualcosa che tu devi capire cosa stai facendo e devi smettere di peccare prima e poi ti battezzi. Allora dice entri a far parte di diritto nella famiglia, nel regno di Dio. Quel regno di Dio sapete cos'è?
In Italia lo diciamo spesso, soprattutto almeno una volta, quando facciamo il Padre nostro. Venga il tuo regno, tutti lo dicono. Ma cosa vuol dire? Vuol dire il regno è uguale al re, no? Al re che lo comanda. Cosa faceva Gesù? Predicava? Guariva? Scacciava i demoni? Evangelizzava? Aiutava i poveri? Quello è il regno di Dio. Quindi quando parliamo venga il tuo regno, deve esserci qualcosa che cambia. Non può essere uguale a prima. Ecco perché siamo tutti cristiani in Italia, ci sentiamo tutti figli di Dio, però viviamo come se non lo conoscessimo. Infatti sia Fabio che Vito sono venuti, si sono affacciati, si sono seduti dietro, hanno cominciato a guardare, ad ascoltare, sono andati a prendere la Bibbia, perché una cosa puoi tradire, che tutto quello che noi diciamo qui deve essere scritto nella tua Bibbia. Okay? Non ti diamo la nostra Bibbia, a noi fa piacere che tu hai la tua Bibbia e vai a vedere quello che diciamo è scritto, non solo per giudicare noi, che ci va benissimo, ma anche per capire ma da dove vieni, è giusto? E dove stai andando, è giusto? Io così ho accettato Gesù. A me di Cristo non mi interessava, io sono un ragazzo nato in Svizzera, vissuto a Milano, figlio di una ragazza madre, quindi ero emotivamente un... distrutto. Non ero cattivo, ma mi facevo i fatti miei. Quando ho cominciato a conoscere Gesù, ho cominciato a sentire delle direttive, delle regole. E non perché qualcuno me le diceva, ma perché le leggevo. E io l'ho letto nella Chiesa Cattolica. Andavo a messa e mi leggevo il Vangelo. Però andavo dal prete e dicevo, scusa, ma io sono in crisi. Qua dice così, perché facciamo il contrario? Attenzione, sei un protestante, attenzione, sei neofita, attenzione, non sei teologo. Ma qua dice che Gesù parlava ai bambini e ai marginati. Adesso anche mia nonna sta ad operare l'iPhone. Eppure qui dice che Gesù è incomprensibile. Quando parlo a qualche persona già di una certa età, dice no, Fabrizio, ti voglio bene, mi piace quello che dici, ma come posso cambiare? È difficile capire. Se io mi metto a pari con una persona anziana di come capisce il bugiardino delle medicine e ti sa dire che quella medicina non si prende con quell'altra perché ha effetti collaterali, cioè ti spiega e sa tutto, io non lo so. Quindi non è un fatto di intelligenza, ma è un fatto di mettersi in discussione e capire che Gesù può fare molto di più. Non è difficile. Gesù è fatto per le persone semplici e umili. Se sono orgoglioso o presuntuoso, Dio non può muoversi più di tanto. Quindi si diventa figli. Quando? Quando accettiamo Gesù. Chi accetta Gesù e si battezza, incomincia a prendere in considerazione un cambiamento. Infatti c'è bisogno, il battesimo cristiano è fatto di quattro parti. Ascoltare, credere, pentirsi e ravvedersi. Cioè, ho conosciuto Gesù, cosa dice? Determinate cose che devo cambiare? A questo punto, se voglio seguire Gesù, devo cambiare. Se bestemmiavo, non devo bestemmiare più. Se rubavo, non devo rubare più. No? In più, a questo punto, devo fare entrare Gesù nella mia vita. E il battesimo è una figura... Vi ricordate il film di Mosè, i Dieci Comandamenti? È biblico. Vi ricordate quando il popolo scappa dall'Egitto e a un certo punto si apre il mare? Bene, nella Bibbia è scritto che quello rappresenta il battesimo. Infatti tutto il popolo di Israele è passato nel mare aperto, anche il faraone e i nemici li seguivano. C'è una differenza, che loro non seguivano Dio, seguivano i cristiani per ucciderli. E quando quando i cristiani, gli ebrei in questo caso, sono usciti, il mare si è chiuso sopra e sono morti. Quindi, cosa vuol dire battezzare? Vuol dire essere immersi. Se prendiamo uno di loro e lo lasciamo sotto l'acqua, muore. Quindi si dice muore in Gesù Cristo e risorge in Gesù Cristo. Però, poi puoi anche andare a vedere, non troverai i peccati che galleggiano, perché il battesimo non cancella il peccato. Quello che cancella il peccato è la confessione. Cioè devi capire che se io ho fatto un errore,
un peccato, lo confesso a Dio e a quel punto lo abbandono. Allora Dio mi perdona. Qualcuno mi ha chiesto, e come faccio a sapere che Dio mi perdona? Quando tu hai smesso di fare quella cosa e ti è dispiaciuto e non la vuoi fare più, perché allora Dio ti ha convinto, senti che quella cosa ha rovinato il tuo rapporto. Come spiegarlo? Il modo più semplice per spiegarlo è il matrimonio. Quando succede l'infedeltà, quando c'è il tradimento, fa male. E fin quando non ci si confronta e ci si chiede perdono, il matrimonio non sarà più lo stesso. Puoi far finta, puoi andare avanti, ma se tu chiami Gesù a testimone del tuo matrimonio e vi chiedete perdono, ci si chiede perdono, a quel punto si ritorna una carne sola. E così è con Dio. Quando abbiamo bisogno di Dio, dobbiamo chiedere perdono, liberarci da tutto quello che è peccato. E allora, ecco, non siamo più ospiti, ma siamo padroni. Se io vengo in casa tua, devo chiederti scusa, posso aprire il frigorifero, ho sete, un bicchiere d'acqua? Tu mi dai, prego. Ma se io fossi tuo figlio o sono di casa, vengo, apro il frigorifero e prendo a me. E così è con Dio. Noi decidiamo quanta distanza c'è tra noi e Dio. Quindi queste persone che si stanno per battezzare, o Matteo e Vanessa che stanno per presentare il bambino, perché sono due cose diverse? Uno, Gesù fu portato al Tempio dopo che la madre aveva compiuto i suoi giorni per purificarsi. Okay? E mentre andava al Tempio per presentarlo a Dio, il profeta lo riconosce, ma non perché era più bello degli altri, il profeta sapeva da parte di Dio che era Gesù. Lo prende e lì lo presentano, pregano per questo bambino ed è quello che faremo. Non tutti sanno o sanno ma non hanno collegato che i peccati dei genitori cadono sui figli, le maledizioni dei genitori cadono sui figli. Quindi quando noi ci convertiamo interrompiamo questa cosa. Quindi Matteo e Vanessa presentano il bambino come hanno fatto anche con Davide, ma è la loro spiritualità come padre e madre cristiani che proteggono la vita del bambino, che danno le direttive. Cioè loro si comportano non come io dico, come Gesù dice. Allora insegneranno e questo forma una benedizione. Noi che siamo nati diversamente da Luca o da Davide, veniamo da un modo di credere, da una religiosità ed ecco che siamo tutti in difficoltà. E non sappiamo neanche se Gesù risponde alle preghiere. Mentre lui, cosa fa? Ci ha portato nella vita reale la libertà del peccato. E poi dice, prima di che Gesù salisse al cielo, ha detto andate, predicate il Vangelo e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro le cose del Regno. No? Quindi, perché si battezza nel nome del Padre, o del Figlio, proprio perché lui voleva che ci fosse un collegamento padre e figlio, una dipendenza, la presenza, la continuità dello Spirito Santo e soprattutto ci identifichiamo anche nel Padre. Molti di noi hanno avuto problemi ad ubbidire ai genitori e quando c'è un problema del genere, abbiamo un problema con la società, con tutto quello che è attorno, invece lui ripristina queste cose. Noi cerchiamo proprio di mettere questi principi biblici nella vita delle persone. Vai a casa, aggiusta il tuo rapporto con papà o con mamma, aggiusta il tuo rapporto con tua moglie, con i tuoi figli, perché se noi non aggiustiamo, non perdoniamo, Dio non si può muovere nella nostra vita. Quindi anche la preghiera più semplice alla fine non funziona. Vedete, e concludo, Dio ha fatto in modo di poter intervenire nella nostra vita. È un po' come la partita a scacchi. Uno fa la mossa, poi tocca a te fare l'altra mossa. Tu dirai, ma Gesù cosa ha fatto? Qual è la prima mossa? Ha mandato Gesù a morire per noi. Adesso la seconda mossa qual è? Io dovrei interessarmi o avvicinarmi o accettare Gesù. Cosa succede se accetto Gesù? Che Gesù mi perdona. Se io confesso e
ascolto Dio, che faccio? Mi battezzo. E poi Lui pronto a darmi il suo Spirito Santo. Vedete, Dio è un continuo dare, non smetterà mai di dare, perché ci ama. Noi abbiamo un'immagine distorta. Parecchie volte quando parlo con le persone nuove, qualcuno mi dice, tu parli così, ma non è la verità, perché a me succedono tante cose e sembra proprio che Dio me le ha mandate. O qualcuno addirittura dice, me le manda a me perché sa che io posso sopportarle. È sbagliato. Ma tu ci pensi? Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato Gesù a morire per noi, poi a quella persona gli manda qualcosa. Non è così. Gesù è venuto per togliere i pesi. Poi possiamo discutere perché una cosa non se ne va. Ma se tu mi chiedi aiuto, Bibbia alla mano, io ti farò capire e ti farò ricevere la tua benedizione, la tua libertà. Perché Dio questo vuole, che tutti siano benedetti, ma non c'è un'altra via se non diversa dalla Bibbia, ok? La tua Bibbia. È importante sapere quello. Tutti si dicono cristiani, ma non hanno mai letto i Vangeli. Si può essere un cristiano senza aver mai letto i Vangeli? Tu vorresti dire sì, ma io ti dico di no. Perché non, è come leggere la carta d'identità. Tu non puoi sapere diciamo, i requisiti di quella persona, l'altezza, dove abita, che nazione, se non la leggi. E qui, leggendo la parola di Dio, tu conosci Gesù. E io prima venivo portato in giro, mi raccontavano quello che volevano, io sì. Ma quando ho cominciato a leggere, ho cominciato a conoscere Gesù, ho cominciato a vedere la sua benedizione. Quando noi accettiamo Gesù, succede anche una bella cosa. Dio toglie il nostro cuore ferito di pietra e ci mette un cuore di carne, un cuore nuovo. E la testimonianza di queste due persone fa in modo che possano raccontare da cosa avevano nel loro cuore e come Dio invece li ha liberati. Ma nessuno di noi ha fatto niente, noi le abbiamo solo detto quello che c'è scritto, le abbiamo detto quello che noi facciamo, no? E quando riceviamo lo Spirito Santo, noi riceviamo Dio dentro di noi. La domanda è, hai ricevuto lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è la terza persona di Dio. Dopo essersi battezzati, allora il battesimo è una parte iniziale del cammino. Infatti si chiama nuova nascita, no? Ma dopo la nascita c'è la crescita. Vediamo che Luca è nato, adesso sta crescendo, poi diventerà un ragazzino, un uomo. E così anche con la fede. Dopo questa esperienza, cosa mi aspetto? Ti devi aspettare qualcosa. Da noi non si viene nel mondo cristiano dove si legge la Bibbia tutti i giorni, non si viene per ascoltare, si viene per prendere qualcosa e applicarlo nella propria vita. Io mi aspetto che ognuno di noi qui, ogni volta, prende la spiegazione e dice, ah, questo io lo posso applicare nella mia vita, nella mia salute, nella mia famiglia. Provaci, non devi pagare nulla, devi solo provarci e vedrai che Dio ti confermerà ogni cosa. Il battesimo va fatto non alla nascita, ma alla nuova nascita. Il battesimo, accettare Gesù, è come qualcosa che a un certo punto è un antidoto, toglie di mezzo tutto quello che prima c'era contro, perché cominci a parlare alla montagna, a credere in Dio, a vedere una luce, a sentire la pace e soprattutto non ti devi inventare nulla, tutto è scritto. Vi ricordate? Gesù ha risposto al diavolo, sta scritto. Questa è la cosa più bella, che nessuno qui inventa nulla. E quando noi leggiamo la sua parola, attraverso quello che Gesù ha fatto per noi, poteva veramente cambiare le circostanze. Quindi il battesimo è una qualcosa che gli adulti fanno dopo aver capito cosa dice Gesù, letto la Bibbia e a questo punto deciso di cambiare vita, battezzandosi. Quindi loro oggi concludono questa fase, dopodiché sono di diritto, come ha detto Nicodemo, tu vedrai il regno di Dio. Ascoltato, creduto, battezzato e ricevuto lo Spirito Santo. Mentre il bambino noi lo presentiamo, perché è un dono di Dio, lo presentiamo non a noi, a Dio. Abbiamo detto che dove ci sono due o tre persone Dio è lì e quindi noi lo presentiamo.
Voglio solo raccontarvi una cosa. Io ho due figli, quello che sono la chitarra e la tastiera. Quando è nato Giosuè, 30 anni fa, non ero ancora in questa direzione. Avevo lasciato solamente alcune basi cristiane, però sentivo che mio figlio non dovevo battezzarlo. E ho letto questi versetti, lasciate che i bambini vengano a me. E io dicevo, Signore, ma se mio figlio muore... Poi c'era mio padre che diceva, manco i cani, non si battezzano, quindi mi attaccava di brutto, no? E se muore dove va? E ho sentito una voce che diceva, non pensare negativo, perché quello che pensi, quello ricevi. Ed è vero. Sapete quante volte nella Bibbia c'è scritto, quello che temo, quello ricevo, quello di cui ho paura, quello mi schiaccia? Oppure lingua, la vita e morte è nella vostra lingua? Quindi vedete, parlare positivo, dichiarare, anche la scienza l'ha detto, no? Che quando uno è ottimista, le cose gli vanno meglio. Tante malattie sono psicosomatiche. Io non ho difficoltà a dire che è così, perché Gesù l'ha detto migliaia di anni prima. Certo, ci sono delle volte che anche se sei positivo non cambiano. In questo caso... Ancora di più serve la fede, la preghiera per cambiare le circostanze. E quindi ho presentato mio figlio da solo in camera. Dopo 7-8 anni ho scoperto che questo era il modo di fare ai tempi di Gesù, ai tempi di oggi, in varie chiese riformate, protestanti e quant'altro. Perché alla fine è la fede dei genitori che protegge i figli. Gesù ha detto, ti sia fatto secondo la tua fede. Concludo con un'ultima cosa. Quel papà che aveva portato il bambino dagli apostoli e non l'avevano guarito, e Gesù poi lo ha liberato, prima di liberarlo, il padre ha detto a Gesù, se tu puoi, guarisci mio figlio. Sapete come ha risposto Gesù al padre? Non se io posso, ma se tu credi. Cioè, il papà voleva mettere la patata bollente in mano a Gesù, dice, ok, i tuoi apostoli non l'hanno fatto, fallo tu. E Gesù ha detto, io posso farlo, ma non dipende da me, dipende da te. Sapete che ha detto il papà? Molti di noi si sarebbero arrabbiati, ha detto, ma sì, ciao Gesù, senti quest'altro. Invece sapete che ha detto quel padre? Ha detto, aiutami a credere. Aveva capito che per guarire suo figlio aveva bisogno di avere la fede in Gesù. Quindi per qualsiasi tua difficoltà, fai come questo papà. Gesù, stasera, aiutami a credere. Amen. Amen. Adesso passiamo alla funzione, se così vogliamo chiamarla. Quindi Matteo, Vanessa, e poi facciamo la testimonianza del... Metti il sottofondo? O viene qualcuno? Volete dire qualcosa? Prego. Vieni Davide. Vuoi dire qualcosa prima? Tranquillo, è la tua famiglia. Parlo tanto. Oggi non mi sento tanto di parlare. Cioè nel senso, è tutto bello perché in un unico giorno possiamo veramente vedere qual è il processo, come ha detto il pastore, una volta che si è nati, poi c'è una crescita. Quindi ora noi facciamo il passo che spetta a noi, che è quello di presentare Luca a Dio. Perché lo presentiamo a Dio? Perché noi crediamo che ce l'ha dato lui. Quindi chi più di lui lo può, diciamo, questo momento curare e proteggere. Poi il pastore disse tanto tempo fa, io non posso stare sempre con i miei figli, quindi per quanto noi possiamo proteggerli, non possiamo vivere con loro 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Quindi noi vogliamo insegnare sia a Davide, a Luca, a credere in Gesù, proprio perché loro hanno bisogno di fare questo. Noi ci mettiamo del nostro, cerchiamo sempre di essere gli esempi. Cerchiamo di non litigare, anche se litighiamo, cerchiamo mai di non litigare mai davanti a Davide, però Davide, litighiamo. Per lui noi non litighiamo mai. I bambini dicono la verità. Cerchiamo sempre di dare il buon esempio, quindi lui vede che noi
questo e continuare a fare questo. Vanessa vuol dire... Vabbè. Vuol dire qualcosa? Amen. Vieni. Cosa ti hanno dato da mangiare? Vogliamo alzarci così partecipiamo alla presentazione? Allora, che sia chiaro, è una presentazione, non è un battesimo. E con questo vogliamo ringraziare Dio per la vita di Luca, vogliamo benedirlo nel nome di Gesù Cristo, presentarlo a te, e affinché da questo momento, con la sua famiglia davanti a te, sarà guidato, benedetto in ogni cosa, e rompiamo ogni maledizione generazionale nel nome di Gesù. Rivendichiamo la tua guida, la tua benedizione sulla vita di Luca, e dichiariamo che da questo momento ti appartiene ancora di più, e che da questo momento i suoi genitori lo guideranno per le tue vie. Vogliamo profetizzare, dichiarare che conoscerà le tue vie, seguirà le tue vie, e tu lo benedirai in ogni impresa. Con i suoi genitori, con tutta la famiglia, ti daranno gloria, così come lo hai fatto già donando questo meraviglioso dono in Cristo Gesù. Grazie, Padre. Amen. Amen. È per te oggi. Amen, grazie. Sedetevi pure adesso. Prima Fabio o prima Vito e poi Fabio. Buonasera a tutti. Ciao, io sono Fabio e mi scuso con voi se ho questo fuori da mano. Probabilmente avrei avuto un po' di difficoltà a parlare, come si dice, a braccio. Così almeno diciamo non proprio rischio di dimenticare qualcosa. Ci sarebbe tantissimo da dire, tantissimo da scrivere, ma voglio dire poche cose, per me semplicissime. Posso solo dirvi che il mio percorso ha avuto inizio circa un anno fa, stavo attraversando un periodo particolare della mia vita, era caratterizzata da una profonda crisi familiare, e avevo perso molto peso, non riuscivo a dormire, non ero una persona serena, non ero una persona tranquilla, ero sempre in tensione, no, ero una persona, diciamo, infelice. L'unica motivazione che per la quale io mi svegliavo tutte le mattine ed affrontavo i giorni che Dio mi metteva davanti, era mia figlia. Era l'unico motivo che mi portava ad affrontare la vita. E poi un giorno, grazie a un amico che si chiama Antonio, che è un fratello di questa chiesa, ma ce ne sono tantissimi, c'è il pastore, mi ha parlato di Gesù e si è preso cura di me, diciamo, di mia figlia. E la mia vita è cambiata. Ricordo un giorno, scusate, mi sto emozionando tantissimo, non ce la faccio. E ricordo un giorno, mentre mi recavo a Bari per lavoro, ero preso dallo sconforto, dalla delusione, dalla rabbia, e ho gridato. Io ho gridato a Dio e gli ho chiesto dove sei, dove sei finito. E in quel momento è successo qualcosa nella mia vita, qualcosa mi ha cambiato. Ho continuato a cercare Dio, a parlargli, e ho accettato Gesù come mio personale salvatore. Non ci sono altre strade, è l'unica strada. Ho chiesto perdono per i miei peccati. L'insegnamento che ho ricevuto e quello che ho letto è che se tu non perdoni non puoi essere perdonato, questo è fondamentale. Quindi creare un rapporto con Dio parte dal perdonare chi ci ha fatto male, perdonare chi ci ha creato delle ferite, e di conseguenza siamo perdonati. Non siamo perfetti, possiamo sbagliare, ma dobbiamo ricordare a noi stessi che Dio è nostro Padre e ci ama talmente tanto che ha dato il suo unico figlio per noi. Molti di noi sono genitori, sono papà, sono mamma. Immaginate di dare il vostro figlio per l'uomo. Cioè è una cosa veramente
bella, bellissima. Quindi non permettiamo ai sensi di colpa, alla vergogna, alla rabbia, al rancore, alla mancanza di perdono, di tenerci lontano da Dio, ma pieghiamo la testa, chiediamo perdono e riavviciniamoci a Lui. Il nostro Dio è un Padre meraviglioso, è amorevole, è misericordioso e si prenderà sempre cura di noi. Io vi voglio incoraggiare a seguire la parola di Dio, a leggere la parola, a leggere la Bibbia, a leggere i Vangeli. Mettete il vostro cuore nelle sue mani e permettete ai fratelli di questa chiesa, al pastore, di occuparsi di voi. Lo sapranno fare molto bene. Io voglio concludere questo mio intervento, questa mia testimonianza, con un pensiero legato alla famiglia. Vista quella che è la mia esperienza, io vorrei dire a tutte quelle persone che sono in questo momento, che in questo momento non stanno attraversando una situazione familiare felice, che sono separate, che hanno un pensiero di separazione, di divisione, di fermarsi un attimo e di guardare attentamente al significato della parola amore. Amore è donare incondizionatamente. Dio è amore. Basta. Con tutto il cuore vi dico di non arrivare mai, questa è la mia esperienza, a sedervi davanti a un giudice, in un tribunale, che in pochi minuti dovrà decidere quelle che sono le sorti di una famiglia. Evitate che ciò accada. Rimettete tutti i vostri pesi nelle mani di Dio. Vi voglio bene e che Dio vi benedica. Vito. Tranquillo, abbi fede. Io volevo ringraziare questa chiesa, questi fratelli, queste sorelle che sono stati vicini a me. Volevo ringraziare Matteo, perché grazie solo a un calendario io sono arrivato qui, in questa chiesa, una domenica di gennaio. E da lì è partito questo mio percorso, grazie al pastore che mi ha seguito anche nel lockdown tutti i giorni, forse anche due volte al giorno abbiamo pregato insieme. E siamo andati avanti così, fino a questo giorno. Voglio ringraziare Dio per avermi donato la mia famiglia, mio padre e mia madre che sono qui. Grazie anche a loro, perché se posso fare questo tragitto, questo percorso oggi, è anche grazie a loro. Grazie a tutti, grazie al pastore. Amen. Ah, bello, sono tutti figli. Allora, come funziona adesso? Battezzeremo, prima si battezza tu, sì, così siamo rimasti. Qui c'è l'acqua, adesso vi faccio vedere da qui, un attimo che vi collego. Dove va? Ah, è questo, scusate. Lo fai tu da là? Ci riesci? Ci dovrebbe essere... Ok, infatti già accomodare piano piano. Datele la mano. Prima in ginocchio, non lo so come devi fare. Ok, e poi seduto. Eccolo qua, potete vedere da qui. Poi mi guardo intorno.
Alleluia, grazie Dio. È commovente. Prego, prego. È meraviglioso. Mi ricordo quando l'ho fatto io, tanti anni fa. Alleluia. Alleluia. Vogliamo ringraziare Dio per questa esperienza, per la vostra presenza che ci ha onorato, vedere quello che Dio fa, quello che Dio è, come le persone possono trovare, ecco, la Chiesa deve essere il pronto soccorso dell'anima, dove tu vieni, bussi e qualcuno prende cura di te. Tutti abbiamo bisogno e questo è il nostro scopo, essere sempre pronti. Quindi vedere questi due ragazzi, uomini, averli conosciuti, avevano i loro problemi e vedere, noi non abbiamo fatto nulla, le abbiamo solo raccontato chi è Gesù. E vedere come Gesù entrava nel loro cuore, nella loro vita e cambiava il loro carattere. Dio non cambia solamente uno stato di salute o ti viene un pensiero positivo, cambi proprio l'atteggiamento. È come se cominci a credere di nuovo in te stesso. Se prima soffrivi di solitudine, adesso non hai più paura della solitudine. E cominci, ecco, a crearti anche una nuova vita. Ma ognuno di noi sicuramente ha queste storie. Ma noi coincidono solo con l'aver accettato Gesù. E io voglio pregare che veramente Gesù stasera possa aver toccato anche la vostra vita. Ricordatevi di noi. Voi magari state bene, io sono contento, ma se conoscete qualcuno che ha bisogno, mandatelo da noi. Saremo lieti di metterci a disposizione con il Vangelo. Non abbiamo né medicine né strategie, solo vedere Gesù, ascoltare Gesù. Ok? Alziamoci pure, preghiamo. Signore, grazie. Voglio che tu chiudi i tuoi occhi. Voglio chiederti una cosa. Chiudi i tuoi occhi e prova a immaginare Gesù, secondo la tua mentalità, la tua aspettativa. Ognuno lo vedrà in un modo diverso. Chi lo vede come una foto, chi vede una luce, chi non vede nulla. Posso dirti una cosa?
è molto proporzionale alla tua conoscenza, fame, aspettativa di Dio. E se hai difficoltà, io voglio pregare perché tu possa, ecco, vedere sempre di più quella luce, quel Gesù che stasera ti ha portato qua per parlarti, per guidarti, per aiutarti, forse anche solo per confermare quello che già sentivi nella tua vita. E questo è meraviglioso di Dio. Niente capita per caso, tutto coopera al bene di quelli che amano Dio e ci ha chiamati per fare qualcosa che Lui ha per ognuno di noi. Quindi, Signore, grazie per Fabio, per Vito, grazie per Luca, Signore, grazie per la sua famiglia. Vogliamo veramente ringraziarti per tutto quello che hai fatto, grazie per le persone che sono qui, coloro che hanno potuto seguire da casa e vedere come anche loro, in qualsiasi luogo, se invocano il nome di Gesù, tu intervieni. Ecco perché ha detto chiedete, cercate. Quindi non aver, come è stato anche detto, non aver paura o vergogna, cerca Gesù, chiedi il suo aiuto, ma incomincia a confrontarti con la Bibbia. Per questo, Signore, grazie ancora una volta per tutto quello che hai fatto stasera. Vogliamo ringraziarti e benedirti e lasciare tutto nelle tue mani. Grazie, Padre. All'uscita troverete qualcuno che vi darà un calendario. Ho finito. Te lo diamo, papà. Vi vogliamo omaggiare con un calendario, un Vangelo di Giovanni, quindi si organizzate per darlo all'uscita. Per quanto ci riguarda noi facciamo l'offerta, voi sentitevi liberi, nessuno di voi è obbligato a fare questa cosa, però noi è anche una devozione a Dio che facciamo. Quindi